È cominciata la penultima giornata del campionato di Serie D, Girone B, Calcio Cagliero Terme, Virtus Ciserano Bergamo. Oggi il pubblico delle grandissime occasioni qui allo Stadio Berti, ben ritrovati da Alessio Facincani. Attenzione perché c'è Personi che sale sulla sinistra, Personi dentro per Fasan, va il tiro! Ha preso il palo, attenzione perché anche da qui la nostra visuale oggi è un po' ridotta per il folto pubblico, ha preso direttamente il palo. Parte Filicciotto, barriera che passa, c'è Zerbato e viene chiuso dal portiere Cavalieri. Grande parata di Cavalieri, grande parata di Cavalieri che probabilmente anche ha ricevuto un colpo sul volto. Tutto Alberti adesso giustamente tributa un applauso al classe 98 Gabriele Cavalieri. Furini per Filicciotto, vediamo se arriva un altro cross, c'è tutto solo Zerbato dentro l'area, va fuori da Oxa che si coordina ma stringe troppo. Attenzione Zerbato dopo la palla recuperata da Oxa, Zerbato per Fasan solo davanti al portiere con Nessi che in scivolata attutisce il tiro di Fasan. Ancora Zerbato che recupera e può far ripartire il contropiede, adesso è tutto solo Zerbato in area di rigore, Zerbato viene murato di nuovo. Per il momento colpiamo i giocatori della Virtus Ciserano, palla ancora in area, Jekyll è dentro, Zerbato sulla linea, il difensore della Virtus Ciserano. Gobetti per Zerbato, adesso la Virtus Ciserano che è schierata in fase difensiva, occhio a Bitiene, super intervento di Pelliccioli. Furini per Bitiene che mi sembra comunque in palla oggi, Filicciotto apre il gioco per Zerbato, occhio a Zerbato, di nuovo il tiro, palla ancora dentro l'area, attenzione, un mucchio di maglie, poi Oxa che però calcia altissimo. Attenzione alla Virtus Ciserano che adesso prende campo qui al Berti, c'è il tiro ma c'è anche la pronta risposta da parte di Cucchi. Attenzione perché... sì. Attenzione perché c'è una super parata di Cucchi, eh? Questa è una grandissima parata di Cucchi. Jekyll arriva il traversone dentro l'area, c'è Personi in area, Personi traversa di Personi, non ci credo, c'è ancora Billy Bitiene in area, occhio a Bitiene, il tiro arriva ma c'è solo il corner, qui Personi completamente solo ha colpito la traversa, forse ci ha pensato troppo Leonardo Personi in questo caso, palla sulla traversa. Riprende la gara tra Cagliero Terme e Virtus Ciserano, secondo tempo che inizia proprio in questo momento, c'è un cambio nelle fila della Virtus Ciserano con l'ingresso di un centrocampista offensivo trequartista, a quanto ci raccontano Ghisleni, ed è uscito invece Viscardi. Intanto c'è la Virtus Ciserano che perde un brutto pallone, Zerbato, attenzione nello spazio, c'è Cazzola, Zerbato, Lorenzo Zerbato, il gol che serviva, il capitano giallo-verde, il gol di Zerbato dopo 30 secondi, la festa termale, Lorenzo Zerbato segna il gol dell'1-0. Filicciotto apre per Zerbato, allora ci si avvicina a grandi passi verso l'area di rigore, Zerbato vediamo se va a servire dentro l'area per Fasan che si coordina ma poi sbaglia e da lì poteva fare di più Nicola Fasan. La Virtus Ciserano manda ancora dentro la palla, occhio traversa del numero 15, palla che rimane lì, attenzione a Rossi che con la mano interviene. Allora calcio di rigore e cambia di nuovo la partita qui Alberti, va Bertoli, palla in gol, gol del numero 9 della Virtus Ciserano Bertoli.
Fasan prova a salire lui in cattedra. Occhio a Nicola Fasan che va da Bitiene. Bitiene sbaglia. E sbaglia Bitiene non inquadrando la porta. Zerbato deve velocizzare. Ci sono tre uomini gialloverdi dentro l'area. Si va da Fasan. Fasan, attenzione. Fasan, il gol! Il gol di Nicola Fasan! Fasan al minuto 27. Il nostro numero 10. E il popolo gialloverde esplode di nuovo. Parte Santonocito dentro l'area, gol. Gol della Virtus Ciserano. Ha segnato la Virtus Ciserano. Dovrà aver segnato il numero 6, Nessi. Adesso il Caldiero almeno è ritornato un po' a schiacciare la Virtus Ciserano. Bisognava riuscire a creare qualche premessa. Cazzola, attenzione, dentro l'area c'è Zerbato che sbaglia un gol che sembrava fatto purtroppo, e questa è stata una chance enorme per Lorenzo Zerbato. Siamo al 47esimo, bisogna andare su questo pallone, invece ci arriva per primo Belloli. Ha visto Ciserano che gioca un po' in scioltezza da quando in superiorità numerica. Belloli dentro l'area, paratona di Cucchi sul numero 15 Prinelli. Un minuto a questo punto al termine della partita, tutti dentro l'area di rigore. Chiggiato dentro l'area, occhio, c'è Zerbato, viene chiuso. Palla che rimane lì, di pugni, tutti a saltare, Chiggiato, palla che rimane lì, Filicciotto, Filicciotto, è 3-2 Filicciotto, è 3-2 Filicciotto, al cinquantesimo, il gol di Alberto Filicciotto. Un'emozione incredibile, e non è un caso, io l'ho chiamato per tutta la partita, perché serviva il cuore, serviva qualcosa di più, e Alberto Filicciotto questa maglia ce l'ha tatuata dentro, ed è il gol del 3-2. È finita questa gara piena di emozioni. Adesso domenica prossima, l'ultima di campionato, Villa Valle Caldiero a questo punto per fare la storia e per portare il Caldiero per la prima volta nei professionisti.